Gli aeroporti toscani, 6 milioni e mezzo di passeggeri all'anno, esclusi nel gennaio scorso dall'elenco degli scali strategici dall'allora ministro Passera, recuperano posizioni nel sistema aeroportuale nazionale. Dopo un incontro a Roma, tra il nuovo ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, il presidente della regione toscana Enrico Rossi, il sindaco di Pisa Filippeschi e quello di Firenze Renzi e altri rappresentanti degli enti locali e delle due società che gestiscono il Galileo e il Vespucci. A riferire il buon esito del confronto il governatore Rossi, che ha precisato come il ministro si sia impegnato a reperire 10 milioni di euro per finanziare la delocalizzazione di 45 abitazioni situate in prossimità dell'aeroporto di Pisa. Per quanto riguarda invece lo scalo di Peretola, Rossi ha confermato al ministro la volontà della regione di approvare entro l'anno la variante al PIT che consente di potenziare l'aeroporto, nonché quella di costituire una holding per la gestione congiunta dei due scali. Provvedimenti con cui il ministro si è dichiarato d'accordo. Il sistema aeroportuale toscano tornerà ad essere un polo nazionale, ha commentato Rossi, e potrà usufruire di finanziamenti europei e statali.